Oggi torniamo qua su Resident Evil 4 per approfondire la modalità mercenari. Esattamente, quindi è una modalità che c'era anche nell'originale Resident Evil 4, una modalità molto amata dal pubblico e che ahimè non ho mai giocato per forza di causa maggiore. Abbiamo diversi livelli da poter fare, tre. Il primo è il villaggio. E si parte con Leon, se no si possono avere altri personaggi, così via. Ok, dai, andiamo, proviamo subito com'è sta modalità. Dicono che sia molto divertente. Allora, sconfiggi il maggior numero di nemici possibile entro lo scadere del tempo. Va bene, proviamo. Ah, combo, ok, combo. Ti aggiungono anche secondi in base a come ammazzi e in quanto rapida successione, ho capito, vabbè. La musichetta è fighissima comunque. Oh, ma cosa vuoi? C'ho anche questa. Oh, ecco. Un po' la mira del manga, però vabbè. Ricarica l'arma. Devo dire che è parecchio divertente come modalità, eh. La trovo veramente stracarina. Ok. Ma bello. Cos'è, arriva il primo boss? No. Ok, aspetta. Ok, qualcuno ha ucciso. Ah, anche il mini boss, ok. Nemici uccisi. Ah, ho visto che se colpisci in testa ti danno più tempo. Ho visto male. Eh sì, eh. Sembra di sì, che sia proprio così. Aia. Sta finendo il tempo, sta finendo. Mannaggia tutto. Mi sa che è andata così, è andata, eh. 121.000. Non è proprio un gran risultato, eh. Beh, una A l'ho presa, però, eh. Una A. Luis è stato aggiunto ai personaggi selezionabili. Castello è stato aggiunto ai livelli disponibili. Sì, registra questo punteggio. Ok, dai.
Quindi c'è anche il castello e così via, che poi sono le location della storia, quelle principali. Proverei con Luis, giusto per avere una qualcosa di diverso. Si va. Oh, bellissima questa, mi piace. Mi piace già sta arma. Un po' lenta, però è molto lenta. Cos'è? Ah. Ma sono un coglione. Perfetto. Ma che me lo dico da solo. Ok. Mette ansia un po' sta, perché c'è a me le cose a tempo non piacciono tanto, a essere onesto, le cose che odio di più. Però è divertente. Oh, figa sta cosa qui. Aia. Tentacoloni. Oh, finito le munizioni. Sto facendo schifo in sto... Ma porca. Non sto andando bene. Tempo scaduto, mi ha fatto schifo qua in questa mappa. Molto schifo. Non mi sono trovato bene con le armi, più che altro. Una B, infatti ho fatto abbastanza schifo. Ora c'è anche l'isola. Quindi abbiamo tre livelli diversi. Castello, villaggio e isola, ok. Non ho sbloccato gli un altro... Vabbè. Facciamo l'isola, giusto per... Per provare un'altra mappa, giusto per, poi... Poi andremo alla conclusione, perché questa è la modalità. Non c'è molto altro, ecco. È puro semplice gameplay e divertimento. Vai, vai. No, i ragni no. Io odio i ragni. Non li posso vedere. Sono molto importanti secondo me queste, girare la mappa per bene, sennò si perdono tante cose. Qua sotto quel coso verde cos'è, la vita o è la... o il tempo? No, è il tempo.
Ok. Sto un po' capendo come si gioca, con molta calma, però. Ma lasciami, lasciami subito. Raga, cecchino. Allora ditelo però. Ho visto bene di là? Ho visto bene. Ok. Non volevo suicidarmi. Non era una mia idea quella. Sbaglio, c'era uno col bazooka. Ok. È il miglior livello che sto facendo, eh. Va. Va il diavolo, va. E ricarica st'arma. No, no. Via, 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 via. È già morto, ok. Non lo sapevo. Ma c'è una fine secondo voi? Domanda. Se tu continui ad avere il tempo. Altro boss? E la Madonnin. Ecco qui.
Niente, mi sa che mi ammazzano. Me volevo curarmi. Si può curare? Non mi sembra contemplato. No. Vabbè, me l'aspettavo. Non so come si cura. Beh, la S la prendo volentieri, però non so come si cura. Questo è palese. Magari c'è un modo, perché ho visto che c'avevo dei medikit, però non sapevo come usarli. Onestamente, vabbè. Comunque ragazzi, questo è Mercenari, è veramente figo, veramente divertente, ci si perde un po' di tempo ed è gradevole, è molto gradevole, quindi questo è. Ci becchiamo più avanti, fra poco, con la recensione di Resident Evil 4 Remake, perché volevo approfondirlo per tutto, insomma, sia Mercenari che gioco base, volevo far tutto quanto insieme. Quindi ragazzi, vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!